Siamo lodati Gesù e Maria. La liturgia di oggi, fratelli e sorelle carissimi, comincia ad assumere sempre più un carattere doloroso. Siamo nella settimana santa, questa è la settimana di passione. Il secondo canto del servo comincia a prospettare alcune sofferenze del Messia. Molto bello, da un lato, la fermezza della sua parola, abbiamo sentito, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha reso freccia appuntita. Sapete che San Paolo, il grande predicatore, è sempre raffigurato con la spada in mano, perché lui stesso ha scritto che la predicazione, la parola, è una spada che penetra dentro di noi, ci colpisce fino al punto di divisione dell'animo dallo spirito. Questo Gesù l'ha fatto, si è consumato nella predicazione. E però c'è questo passaggio dove dice: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Quindi una certa, come dire, mesta constatazione, tanta fatica, poco raccolto. Voi pensate che anche Gesù, umanamente parlando, quando è salito al cielo, non pensate che avesse convertito mezzo mondo, aveva qualche centinaio di discepoli, 400-500, non di più, insomma. Era il maestro del Signore, che è un grande esempio anche per tutti i sacerdoti, vescovi, ecco, che per scavare nei cuori, per gli oli megari, ci vuole molta preghiera, molta penitenza, molto tempo e molta fatica nel predicare, ripetere le cose. Quindi Gesù l'ha vissuta prima di noi. Quindi questo è un aspetto che poi si apre alla missione universale di Gesù, ma troppo poco entusiasmo servo per restaurare la tribù di Giacobbe. Io ti renderò la luce delle nazioni. Di fatto il Vangelo è stato poi annunziato in tutto il mondo, non solo ristretto ai confini di Israele. Nel Vangelo compaiono due degli aspetti brutti della passione di Gesù, uno più drammatico, l'altro meno, perché almeno doveva finire bene, ma certamente molto doloroso: il tradimento di Giuda e il ripiegamento di Pietro. E si vede da quello che abbiamo letto che Gesù sapeva perfettamente l'uno e l'altro, perché Giuda gli dice quello che devi fare, farlo più presto, e a San Pietro continuava: avete visto, stare attenti a parlare agli anni, a bambera. Sapete, c'era un uomo saggio che non viene nella mia vita, quando uno diceva uno sfrontone, diceva così: hai perso una buona occasione per stare zitto. Ecco, e c'è un altro proverbio popolare che dice: mi sono sempre pentito di avere parlato, mai di avere taciuto. Poi c'era un altro che diceva sempre: il buon animo di mio cognato, un bel tacer non fu mai scritto. Quindi bisogna meditarle queste cose, perché questo muscolo che ci abbiamo dentro la bocca, che è la lingua, diceva di santi padri del deserto, ma c'è anche un salmo che lo dice, che il nostro Signore ci ha messo due serrature, mica o due, una sulle labbra. Poi se dovessero aprire le labbra, stanno chiusi i denti, capite, che se uno non chiude i denti si rovisce un po' di meno, ce ne stanno due. Però a farci capire quando sarà questa volta, la tocca aprirla bene. Pietro non è che si stava zitto, perché si faceva più bella figura, dice: ah no, io vengo con te, ecco. Quindi tanti non ce ne sono i problemi, tanto più. E Gesù sapeva entrambe queste cose. Un dolore immenso, capite? Giuda era uno degli apostoli, tradito e senza che manco si mentisse. Giuda sta a fianco a Satana all'inferno, nel punto più basso. D'accordo? Se c'è stato forse uno in cui il diavolo si è proprio incarnato, tutta la storia è stata Giuda, uno dei 12. Hai del diavolo, quando è cattivo, è riuscito a penetrare dentro il cuore di uno degli apostoli. Grande mistero. Ma Pietro era papa, capito? Tanto amato da Gesù, colui che doveva essere la roccia, ha giurato di non conoscere Gesù mentre lo stavano massacrando il Signore, no? Io mai visto. È stato un ruolo immenso per Gesù. Grazie a Dio poi Pietro ha incrociato lo sguardo di Gesù, anche Giuda l'ha incrociato, ma Giuda ha resistito a quello sguardo, si è andato a impiccare. Pietro si è arreso a quello sguardo e ha detto: mamma mia, ecco, Pietro è un grande esempio, migliore di Caria. Mi raccomando. Ricordate sempre una cosa, vi parlo da vede per esperienze. Nella vita c'è sempre speranza. Noi possiamo aver preso delle cantonate grosse quanto una casa. Dobbiamo avere sempre l'umiltà
di stare attenti e di saper pronunciare la grande parola importantissima: ho sbagliato. Ma no, ma sì, padre, dai, tutti ci abbiamo tanti difetti, ce n'ho qualcuno. No. Ho sbagliato. Non ci sono giustificazioni. Mi dovresti sparare in fronte, dobbiamo dire al nostro Signore. Mi dovresti sbattere a loro. Solo, ecco qua. Se è possibile, dammi un'altra possibilità. Il nostro Signore ce l'ha. Però purtroppo chi non ci ha visto si sfracella e fa della propria vita un disastro e rende un disastro la vita di chi c'è sta attorno. Dovrebbe essere ovvio, no? Perché chi è per far pace degli uomini che sono così deboli e imperfetti? Non va sicuro, mi parlo da prete, ne conosco tante di anime, che per qualcuno dire sinceramente ho sbagliato a causa del maledetto orgoglio è più grande che è l'opera più difficile da costruire che il grattacielo a 300 piani. Eppure è una delle cose fondamentali che dobbiamo fare, perché tutti noi sbagliamo in molte cose e quasi sempre i nostri sbagli sono tutti fatti inconsapevoli. Quindi se non abbiamo questa disponibilità interiore ad essere aiutati e illuminati, siamo morti. Ricordiamo sempre al termine della Quaresima, scusate se mi dilungo, il Vangelo del cieco nato. E Gesù che dice: io sono venuto a ridare la vista ai ciechi, non rubare, ma sono venuto a toglierla a quelli che pensano di vederci bene. Quindi su questa doppia dimensione chiediamo a Gesù, tutto primo che ci scappi, ecco, dalla disgrazia, dovevo tradire, o anche non avevo indicato questi esempi di questi apostoli che non dobbiamo giudicare, però dobbiamo prendere esempio per non rifare le stesse cose. Chiediamo anche a Maria Santissima che se Dio non voglia ci dovesse capitare di precipitare, di cadere o di scoprire che abbiamo sbagliato senza volerlo, ci gettiamo ai piedi di Gesù certi del suo perdono, perché lui mai lo rifiuta a quelli che sono umili, a quelli che riconoscono quello che hanno fatto e umilmente si rivolgono alla sua misericordia. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.